Buongiorno a tutti, sono Giovanni Bergamaschi di Asus, sono responsabile di prodotto degli smartphone. In questo caso sono a presentarvi lo Zenfone, che è l'ultimo nato, anzi la famiglia dei nuovi prodotti smartphone che presentiamo qui a Milano alla Design Week e che saranno disponibili da oggi, 13 aprile. Zenfone 2, dicevo, è una famiglia di prodotti, quindi abbiamo due versioni di schermo, 5 pollici e mezzo o 5 pollici, e del 5 pollici e mezzo abbiamo due versioni, una versione che si chiama ZE551ML, che è il top di gamma, che è quello che ho in mano, disponibile in versione colorata rossa o silver, che monta, partiamo dalla parte posteriore, fotocamera da 13 megapixel con LED a due toni, quindi la possibilità di scattare foto col flash con una luce molto più morbida, bilanciere per il volume, quindi la possibilità anche di utilizzarlo con l'indice e in questo caso di fare anche dei selfie, diventa molto più comodo premere il pulsante qui per fare i selfie. Continuiamo a ruotarlo per farvi vedere che ha un andamento curvilineo e al bordo abbiamo uno spessore di 3,9 mm, quindi molto sottile al bordo, però in questo caso molto semplice da tenere in mano con una presa solida. Lo posiziono sulla parte frontale, in questo caso notate come lo schermo da spento, doppio tap, si accende, quindi posso accedere alle principali, diciamo, funzioni dello schermo del telefono, piuttosto che richiamare, ad esempio disegnando la C, le principali applicazioni di mio interesse, quindi la fotocamera piuttosto che il web se facessi la W o la V per richiamare la componente telefonica. Quindi ho un prodotto dove l'interfaccia grafica diventa la parte premiante, non a caso anche qui il doppio tap sulla casetta mi dà la possibilità di ridimensionare lo schermo e di poterlo utilizzare con una mano sola, quindi è una cosa molto importante. Se vado a guardare le caratteristiche hardware di questo prodotto, il top di gamma monta 4 GB di RAM, quindi è il primo telefono al mondo con 4 GB di RAM. Ci stiamo avvicinando al concetto dell'informatica, dove la RAM diventa importante per gestire le applicazioni e non a caso il telefono monta anche processori Intel. Quindi è un Intel Atom da 2.3 GHz, 64 bit, che mi dà delle performance notevoli e un consumo della batteria ottimizzato, quindi riesco con questo telefono a fare circa 24-26 ore, quindi arrivare comunque a fine giornata in chiamata, e posso ricaricare la batteria da 3000 mAh grazie alla tecnologia Boostmaster e velocemente, quindi ad esempio in 39 minuti riesco a fare il 60% del totale della carica del telefono. Cosa vuol dire? Se mi trovassi ad esempio con il telefono che sta per morire, posso attaccarlo alla presa della corrente e avere una ricarica rapida, veloce per gestire il telefono. Altre cose fondamentali di questo prodotto è la nostra Zen UI, che è l'interfaccia grafica che può essere personalizzata completamente, quindi posso cambiare le icone, i font, i colori, tutto quello che voglio di questa interfaccia e far sì che abbia poi a disposizione un telefono veramente mio. Questa interfaccia la troveremo poi all'interno dei tablet e all'interno del nostro Zenwatch, il nostro orologio che monta l'Android Wear, il sistema operativo Android. Prezzi. Il top di gamma lo abbiamo posizionato a un prezzo di 349 euro e sarà disponibile appunto da oggi. Quindi telefono con 4 GB di RAM, 32 GB di spazio disponibile, espandibile con micro SD fino a 64 GB, schermo Full HD, processore quad core Intel da 2.3 GHz. Un filino sotto, abbiamo lo ZE550ML, anche lui non 4 GB, 2 GB di RAM, 16 GB di spazio disponibile, LTE categoria 4 come anche il top di gamma, questo vuol dire che posso fare dei download con il 4G ad oltre 150 megabit al secondo, schermo HD invece che Full HD, fotocamera sempre 13 megapixel posteriore, 5 megapixel la frontale, 249 euro, colore bianco e nero. E che altro? Il telefono, diciamo, il nostro entry level della gamma degli Zenfone 2 è lo ZE500CL, colore bianco e nero in due versioni, versione con 8 GB, versione con 16 GB di spazio di archiviazione, però sempre 2 GB di RAM, perché per noi la RAM, come abbiamo detto prima, diventa una parte fondamentale. Prezzo al pubblico 179 euro la versione con 8 GB, 199 euro la versione con 16 GB, sempre LTE, in questo caso una categoria 3, quindi un LTE che mi consente di fare 100 megabit in download al secondo.